benvenuti e bentornati sul canale. Buon anno, come avete visto dal titolo, si tratta dei prodotti top 2020. Ho deciso di non fare troppi video dedicati a questo argomento perché secondo me hanno un po' stufato, quindi ci facciamo semplicemente una chiacchierata svuotando la sacchetta dei prodotti finiti del 2020, che man mano quando facevo i prodotti finiti decidevo di mettere da parte. Quindi vediamo un po' quali sono stati quelli che mi sono rimasti più nel cuore, con una chiacchierata così molto veloce, discorsiva, quindi non voglio fare uno di quei video pesantoni, quindi vamos! Ovviamente pescherò random perché c'è tanta roba qui, quindi non è che posso stare lì a fare troppa cernita, quindi tirerò fuori e vedremo che cosa c'è. Allora, idrolato di lavanda di Bioficina Toscana, una sorta di tonico, un idrolato di lavanda, quindi che io ho utilizzato come tonico, un prodotto che mi è piaciuto da impazzire perché uno si nebulizza, due ha un profumo meraviglioso di lavanda che quindi la sera è veramente fantastico, tre è lenitivo e mi lasciava la pelle veramente già con un primo step di idratazione molto gradevole, quindi un prodotto assolutamente strapiaciuto tra i tonici migliori dell'anno. Energizing Glow Shampoo di Blend of Smani, linea Blend of Smani di Alpha Parf Milano. Ve ne ho già parlato, questo shampoo è uno shampoo anticaduta che secondo me funziona molto molto bene, a parte che lava benissimo i capelli, li lascia veramente super puliti, ma secondo me ha contribuito in maniera importante a far sì che i miei capelli crescessero. Ho visto un sacco, per esempio nel periodo di utilizzo di questo shampoo, insieme a tutte le cose che sapete, i prodotti appunto che ho adorato, gli integratori, anche quelli ve li lascio in info box insieme al video, così non mi trattengo, perché sono stati sicuramente tra i prodotti preferiti dell'anno gli integratori per la crescita dei capelli, che ho trovato fantastici. Quindi lui è stato uno dei miei shampoo super usati e preferiti. Altro tonico super che vi straconsiglio, ottimo per chi appunto vuole, per esempio chi non usa acido retinoico ma vuole puntare sull'esfoliazione, vuole dei prodotti che lo aiutino a rinnovare bene la pelle, questo è toppissimo. Praticamente è un tonico agli acidi, infatti è HAH, BHA e PHA, che sono alfa idrossiacidi, beta idrossiacidi, polidrossiacidi, non mi ricordo mai i nomi, comunque agli acidi esfolianti. 30 giorni miracle toner, questo è anche dentro del tea tree, rinnova benissimo. Loro praticamente ti dicono che in 30 giorni hai la pelle super rinnovata, cioè questo prodotto è veramente super mega galattico, un tonico sensazionale se tipo questo la sera, questo la mattina, scusate, questo magari la sera, anche se la lavanda io l'amo molto la sera, però l'esfoliazione la sera è il top. Io lo usavo anche di mattina perché tanto utilizzavo la protezione solare, poi, e quindi quello mi piace tantissimo, lo trovate sul sito di YesStyle. Devo andare veloce perché c'è tanta roba. Make Up Fixing Mist, una delle mist migliori per fissare il trucco, ve la consiglio soprattutto nel periodo estivo, primaverile, se avete la pelle secca, mentre d'estate, scusate, d'inverno, vi consiglio di più l'Hydrating Milky Mist, sempre di Pixi ma più idratante ancora, fissa benissimo, ha un profumo meraviglioso. Poi Snail Bee Eye Contact Essence, vabbè, questa mi è piaciuta da morire, è una essence appunto della Benton, quindi brand coreano, a base di siero d'api, veleno d'api, scusate, e bava di lumaca, quindi entrambi super anti-age e anche con effetto di rinnovamento della pelle esfoliativo, perché sapete che questo è uno dei pregi che ha la bava di lumaca. Ottimo prodotto, dura una vita e mezzo, ci ho messo tipo tutto l'anno per terminarlo. Furterer Hydra Karité, shampoo per capelli secchi,
veramente ottimo. Se avete i capelli secchi, cercate uno shampoo molto ricco che praticamente idrati bene i vostri capelli. Questo è top. Ma la linea Filter Air in genere è mega galattica, quindi sì, ve lo straconsiglio. Questi non sono prodotti che ho finito, ma sono prodotti che ho messo via perché devo andare a prendere la maschera da Lush. Quindi ho i barattolini messi via, li avevo messi qua dentro. E poi la Glow Mist l'ho tagliata, cioè si è tagliata, non l'ho tagliata, si è spezzata, non so perché. Quindi, a proposito di mist, se ne volete una un po' più nutriente, perché ha anche l'olio d'argan, propolio olio d'argan, ed è anche molto molto luminosa, quindi la Glow Mist. Ma le mist di Pixi in genere mi strapiacciono, infatti qua c'è l'altro suo pezzo, molto bene. Poi la Eau de Beauté di Caudalie, mamma mia, vabbè, questa ce la dovrei avere anche nel formato che avevano fatto speciale, quindi ne ho utilizzato ben due di queste, una l'avevo buttata e una di queste. Questa praticamente è la Eau de Beauté di Caudalie, che è pazzesca, ha un sacco di, mamma mia, questa la devo ricomprare assolutamente, cioè è una sorta di acqua da vaporizzare sul viso che non solo fissa il trucco, ma proprio ha un potere aromaterapico fantastico, idrata la pelle. Io lo utilizzavo anche d'estate quando semplicemente avevo la pelle secca che aveva bisogno di essere idratata, utilizzavo questa, cioè sì, meglio di quelle di Pixi, sì, preferisco numero uno quelle, poi quelle di Pixi. Poi Lumiere Essentielle, prodotto pazzesco di Darphin, in pratica è uno struccante sotto forma di gel che non appena lo spalmate sul viso diventa olio, e se poi vi umidificate le mani e passate le mani sul viso diventa latte. Strucca alla perfezione, meraviglioso a livello aromaterapico, stupendo per quanto riguarda lo struccaggio, e molto molto piacevole per quanto riguarda proprio il profumo, la profumazione, prodotto meraviglioso. Linea di scusate, qua c'è un altro cosino di Lush, linea di Bottega Verde, Linfa di Vite, dovrei avere anche il siero forse, vabbè, ma poi tanto se nel caso lo troviamo. Se cercate un rapporto qualità-prezzo mega galattico, Linfa di Vite è il prodotto che fa per voi. Una linea anti-age, dice riattivatore di giovinezza, rimpolpante, super nutriente, un buon prodotto ragazzi, un buon prodotto anti-age per chi vuole spendere poco, perché comunque rapporto qualità-prezzo ci siamo alla grande. Tenete d'occhio il sito perché spesso lo mettono in sconto, Bottega Verde fa un sacco di offerte, l'ho visto un sacco di volte a metà prezzo, quindi non fatevelo sfuggire, perché se volete mettere d'accordo il fatto di prendere un prodotto di qualità con il non spendere tanto, è il prodotto che fa per voi. Per togliere lo smalto, se avete una farmacia Boots vicino, vi consiglio questo prodotto, che sono 200 ml, vi dura una vita e leva lo smalto in maniera perfetta, il migliore che ho provato sicuramente quest'anno. Inizio a buttare per terra perché non so come altro fare. Eau Cellulaire di Institut Estederme, un prodotto fantastico tra i prodotti da nebulizzare sul viso nel periodo in cui avete bisogno di idratare, 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 tipo d'estate, è mega galattico. È una broom che però ha anche poteri antiossidanti. Un prodotto eccezionale, vi fissa il trucco, vi leva quella sensazione di caldo pazzesco, lo tenete in frigo d'estate, insomma è veramente un ottimo prodotto. Poi, vabbè, Resultime Essence Lissant al collagene, ve ne ho parlato in tutte le salse, è durato praticamente tutto l'anno, è una essence al collagene fantastica, fantastica, la mia pelle, soprattutto in periodo di acido retinoico, se la beve non brucia, quindi è super tollerabile anche nel periodo in cui utilizzo acido retinoico, è un prodotto meraviglioso, anche qua vi lascio il link perché tenete d'occhio la farmacia IGEA che spesso li mette in promo i prodotti di Resultime con ottimi ottimi sconti. Clive, avevo utilizzato della Clive sia la, il siero sia la crema, prodotti di skincare coreana che avevo preso su YesStyle,
super, veramente. Questi sono per pelli anta e danno veramente un boost di tutto, cioè proprio è un anti-age, un rivitalizzante. Sono prodotti molto 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 buoni. Vi sentite proprio la pelle bella polposa, distesa. Mi piacciono tanto, cioè skincare coreana, veramente approvata per quanto mi riguarda. Mi piacciono tanto e ve li straconsiglio. Prodotto per la detergenza, è una crema al profumo di rosa di Pixi, si chiama Rose Cream Cleanser, questa la trovate anche da Sephora. Ha un profumo di rosa mega meraviglioso, quindi già proprio per me i prodotti per la sera quando mi vado a struccare devono avere anche questo plus di avere un buon odore, di mettermi un po', di riconciliarmi, di farmi rilassare, per così dire. Lo trovo ottimo, un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, poi strucca benissimo, vi lascia la pelle morbidissima, quindi sì. Altro prodotto però molto buono è anche il Lavera, questo invece lo trovate anche, per dire, da Esselunga. Cleansing Milk si chiama, è all'aloe vera e al burro di karité, quindi molto morbido, molto delicato, scivola molto bene proprio per la componente dell'olio di karité, del burro di karité, scusate, e ha anche l'aloe vera bio, quindi molto lenitivo, molto calmante. Prodotto ottimo se come me avete una pelle sensibile per via appunto dei trattamenti. Olio al peperoncino anticellulite di Bioficina Toscana, un prodotto che mi è piaciuto tanto, lo mettevo anche in gocce unito per dire alla crema corpo. Secondo me è un ottimo prodotto, mi è piaciuto veramente tanto. Tra i prodotti per il corpo l'ho trovato il più innovativo, il più particolare, sentivo proprio che agiva sulla mia pelle quando lo mettevo e non mi è dispiaciuto, anzi ve lo consiglio, per quanto vadano sempre presi un po' con le pinze i prodotti anticellulite, cioè inseriteli in una routine un po' più completa, cioè non potete pensare che solo la dieta o solo il fitness o solo i trattamenti corpo facciano il tutto, il 100%, è sempre una componente di vari elementi che poi si aiutano e rinforzano a vicenda, quindi ci vuole anche un po' di sale in zucca nel comprendere che un prodotto non può darci il miracolo. Altri due prodotti di skincare coreana che mi sono piaciuti da impazzire: Pure Heals, sapete che amo e adoro la centella, la trovo uno dei componenti migliori per rigenerare carmale, lenire, nutrire la pelle, soprattutto che si sottopone a trattamento di acido retinoico, ottimi per quanto riguarda la componente olfattiva, abbiamo sempre questo odore buonissimo, un po' appunto derivante da oli essenziali, non riesco bene a capire cosa ci sia, ma sono proprio quegli odori, quei profumi che mi rilassano tantissimo. Si chiamano Centella 90, è una ampoule, quindi una sorta di prodotto tra il siero e la essence. Le ampoule sono praticamente un must della skincare coreana, diciamo che le possiamo utilizzare al posto del siero. E poi Centella 70 Cream, questi sono due prodotti che ho utilizzato, come sapete, moltissimo e mi sono strapiaciuti. Poi stiamo arrivando alla fine, perché grazie al cielo sono andata piuttosto veloce e quindi sono contenta. Ho conservato una maschera, ne ho usato tante, però quella che proprio mi ha stupito favorevolmente, me ne sono piaciute tantissime, devo dire che la skincare sta diventando sempre più all'avanguardia, sempre migliore. Ecco, è più difficile di un tempo trovare prodotti che proprio uno dice no, secondo me. Quindi tante maschere, devo dire, hanno il mio applauso, però questa di Cicaper, di Dr. Jart, la Tiger Grass Calming Mask, è proprio una maschera che voglio consigliare a tutte le ragazze che appunto utilizzano acido retinoico, hanno bisogno proprio di un prodotto che le sfiammi, le calmi, le nutra, e questa è veramente stratosferica, quindi sì. Qualche altro prodottino, abbiamo la Ceramide in crema, che io ho conservato qua in una mini size perché la size grande è ancora la sto terminando, è una tra le mie creme preferite in assoluto, forse la mia crema viso preferita in assoluto, alle ceramidi, quindi ottimi ricostituenti come i mattoncini che vanno, diciamo, a ricomporre la nostra pelle, soprattutto indicata se avete problemi di pelle secca, se volete un prodotto anti-age, se volete un prodotto che vi aiuti a nutrire bene la vostra pelle, non la consiglierei a chi ha la pelle misto grassa, ecco, però tutte le altre pelli sì, è una
crema imbarazzantemente figa, veramente bella. Non vi dico gli altri prodotti della linea perché questo video ho voluto farlo coi finiti, ma sono prodotti che ancora sto utilizzando e che adoro, così come tutta la linea di Cicaper di Dr. Jart, cioè la amo tutta, ma ve l'ho stramenzionata in mille video e quindi un po' andatevi a vedere quei video perché resta il mio parere favorevole, sicuramente sono tra i prodotti migliori che ho provato quest'anno. Diciamo che questo è dedicato ai migliori prodotti che ho finito nel 2020. Correttore, avevo finito questo correttore, l'avevo messo tra i preferiti perché questo correttore è una bomba. Si chiama Idun Perfect Under Eye Concealer di Idun Minerals, lo trovate in farmacia, le farmacie Lloyds per esempio a Milano hanno la Idun Minerals, fantastico. Questo correttore è veramente figo, vi lascia il contorno occhi super elastico, è idratante, non segna per niente, forse è il correttore che segna meno tra i liquidi perché è proprio liquido, vedete, in tubetto. Guardate, se non ne avessi veramente troppi da finire io andrei in farmacia, me lo riprenderei. Mega galattico questo prodotto, stupendo. Feel Stronger di Yves Rocher, che ve lo dico a fare, tra i low cost è stato il mio mascara preferito, l'ho messo qua tra questi, non ve lo rimenziono, ma l'ho menzionato nei prodotti finiti low cost, quindi magari andatevi a vedere i top low cost 2020, che ho fatto appunto il video a fine anno. Matita per sopracciglia non low cost invece rimane tra le mie preferite la Precisely My Brow Pencil di Benefit, una matita automatica con lo scovolino da una parte e la matita automatica dall'altra, dura, ha la giusta durezza, simula benissimo il peletto, cioè è proprio un prodotto figo figo figo. Io uso la 275 o la 3, molto buona. Marc Jacobs, tra i mascara invece high brand, oltre a quello di Nabla che non ho tenuto, ma assolutamente vi cito il Major Pleasure di Nabla, c'era il Marc Jacobs che mi è piaciuto veramente tantissimissimo. Questo mascara lo considero uno dei migliori provati nel 2020, senz'altro. E basta, ho svuotato veramente tutto quanto l'armamentario che c'era dentro il sacchetto, quindi questi erano i prodotti che ho terminato nel 2020 e che considero tra i migliori. Ovviamente non sono tutti i prodotti terminati, però diciamo che ogni volta che facevo il video dei finiti dicevo: tra questi finiti, se dovessi scegliere i migliori, quali sono? E magari salvavo quelli proprio che mi avevano fatto urlare wow, perché poi li ho riuniti appunto in un video finale che è questo. Questi sono tutti i prodotti per cui io dico wow, che mi sono piaciuti veramente tanto. Ripeto, non sono tutti i prodotti piaciuti del 2020, perché tanti li sto ancora assolutamente usando. Pensate semplicemente al make-up, dove praticamente si terminano 3-4 prodotti in un anno, secondo me, più o meno quelli che avete visto, e gli altri invece, diciamo, durano magari più di un anno, quindi non sono per forza tutti qua i prodotti che mi piacciono, sono quelli che ho finito. Basta, l'ho voluta fare veloce perché secondo me se no sti video diventano noiosi. Cercherò di mettervi in info box però la lista, così se sono andata troppo veloce, non avete capito il nome di qualche prodotto, volete vedere quanto costa, trovate il link e ve lo andate a vedere nel sito relativo, se volete ve lo comprate, se no insomma ve lo appuntate magari per futuri acquisti o per futuri idee, appunto, sì, di acquisto, appunto. Questo era tutto per questo video, però io spero che ci vedremo veramente spesso nel 2021, perché ho intenzione di continuare a pubblicare con regolarità, se riesco, anche tutti i giorni, vediamo come andrà, però questo diciamo è il buon proposito, quindi spero di averti tenuto compagnia oggi, ci vediamo domani, e se questo video vi è piaciuto mi fa piacere se mi lasciate il vostro supporto, quindi il like al video, l'iscrizione al canale, l'attivazione della campanella, insomma questo mi aiuta sicuramente. Venitemi anche a trovare sugli altri social, quindi su Instagram dove mi trovate come Saidori e invece sulla mia pagina Facebook che è l'angolo di Saidori. Io vi aspetto perché anche su questi social pubblico tanti contenuti di varie argomentazioni, come sapete io parlo dalla cucina al fitness alla moda, insomma chiacchiero un po' di tutto quello che può interessare il mio universo femminile e magari anche il vostro, quindi vi aspetto. Ci vediamo domani, vi mando un bacio.